Ciao a tutti, sono Elena Biondo, Maria Elena per la precisione, e sto facendo questa diretta così come sempre, come spesso faccio più che altro su YouTube e non su Facebook, vi faccio vedere come mi trucco. Non fate caso alle occhiaie perché a notti e notti che non dormo. L'amore non fa dormire, a volte, a volte. Allora, mi hai detto partiamo con, solitamente ci si trucca da, vediamo se vi ricordate, da qua si parte e poi si scende, non si fa mai da giù a su, perché si ci sporca, effettivamente prima solitamente si mette, io ho questo, non vi dico la marca, tanto non siamo in TV, quindi comunque sia, dico si può dire la marca del Iviroshe, che è un fondotinta, un classico semplice fondotinta, si mette solitamente prima il fondotinta, poi chi vuole mette la cipria, poi si mette il fard, si può mettere terra indiana o fard, dipende, terra indiana solitamente si mette dopo il fondotinta, comunque io metto fondotinta e fard e basta. Dopodiché si mette l'ombretto per chi vuole truccarsi tutto il viso completamente, perché ci sono quelli che truccano solo rossetto, fard e basta, quindi dopo fondotinta, fard e tutto si mette l'ombretto, solitamente si mette, chi vuole lo può mettere come vuole l'ombretto naturalmente. L'ombretto, poi si mette solitamente si mette la matita qua o l'eyeliner. Anche io la metto all'interno, guardate, ce l'ho qua. La metto all'interno dell'occhio la matita, me l'ha insegnata mia cugina, la mia cara Pierina, mia cugina Pierina, Chiofalo, che adesso è partita per Milano, si mette all'interno dell'occhio, lei me l'ha insegnato, ho imparato da lei a metterle all'interno dell'occhio, oppure si mette anche al di sopra e si esce un po' fuori, tipo che io faccio la streghetta solitamente, la streghetta. Dunque, oppure si mette l'eyeliner direttamente, e quindi c'è chi dice in maniera errata la linea, non si dice la linea, si dice o l'eyeliner o la matita, che tira fuori così. Dopodiché si mette, quindi l'ombretto, abbiamo detto l'eyeliner, e poi si mette solitamente sempre, vuol dire per chi vuole, si mette il mascara. Io questo mascara è fantastico, guardate, ve lo faccio vedere perché a me piace fare vedere più che altro trucchi oltre che truccare. Guardate qua, c'è la scovolina che viene bene anche a fare io, ma poi ha un odore buonissimo dell'Avon, dice cosa dell'Iviroshe e cosa dell'Avon, anche cosa della Faberlic, molte cose. Esempio, vi faccio vedere, poi chiudo e mi trucco, ho questo color in care della Faberlic, che è uno smalto per unghie. Ho lavorato in diverse aziende, dunque. Poi, quindi abbiamo detto questo, quello. E quindi il mascara, dopodiché si passa al lato boccale, diciamo così, boccale. E si mette chi vuole la matita o il matitone per le labbra, il rossetto. Solitamente prima si mette il rossetto, cioè almeno io faccio così. Non metto mai prima la matita che fa, in questo caso, la linea alle labbra. Io prima metto sempre il rossetto, perché se io metto la matita e poi il rossetto si copre la matita e non riesco. Quindi ecco, effettivamente si fa così, prima si mette il rossetto e poi la matita fina o grossa, dipende che sia. Io questa volta metterò il matitone nelle labbra, che fa da rossetto, perché il rossetto però non mi va di metterlo. Dunque, cominciamo, scusate, la pausa non si può fare, un attimo metto una cosa nelle gambe perché c'è freddo, i jeans. E dunque, siccome qua da me, che sono a Missing Mary, ghiaccio ce ne sta, è parecchio, anche se c'è il sole. Un attimino che sto ritornando da voi. Sono presa una cosa da mettere nelle gambe perché c'è veramente freddo. Non so se si sente perché c'è la cuffietta, comunque la mia voce si sente, io sono il vocione. E qualche volta qualcuno mi ha visto in internet, ho anche cantato, cioè in Facebook, ho anche fatto delle canzoni che ho inventato io. Una volta ho fatto una canzone, l'ho messa su YouTube, niente di che. Allora, cominciamo quindi. Ho finito di dirvi tutto, adesso mettiamo prima di tutto il fondotinta della Iviroshe, vediamo da che parte si apre perché se no siamo nei guai. Se non l'apro dalla parte giusta succede un macello. Già che io non so tagliare mai, non so tagliare mai quando prendo le fondotinte, le cose non le so aprire mai, ho questa difficoltà essenziale, essenziale si dice, boh, allora, mettiamo un pochettino qua.
si dice esiziale? Io non sono brava in certe parole precise dell'italiano, non sono bravissima, mi piace molto l'italiano. A scuola ero veramente brava in italiano. Tanto che la mia insegnante mi diceva seguite l'esempio di biondo. Dunque, mi ricordo che quando ho fatto italiano, una volta ho fatto era un riassunto. L'insegnante era così contenta, si chiamava la mia insegnante, la professoressa Paterna, Gabriella Paterna, mi pare se non erro, o Marcella Paterna, ha fatto leggere a tutti il mio riassunto dicendo prendete esempio da lei, da me, cioè. Veramente, ero veramente brava in italiano. Alla scuola media, poi al liceo mi sono un po' abbassata di livello. Non lo so perché. Comunque non so se si vede, comunque c'è il flash, si dovrebbe vedere come il mio viso, però certo il fondotinta non ne posso mettere tante amici miei perché sennò poi la faccia mi diventa uno schifo. Dunque. E questo è il fondotinta, fermiamoci qua col fondotinta, mettiamo il fardo, questi sono i pennelli che ho comprato, questo vi faccio vedere. No, questi sono classici pennelli che ho preso al mercatino, penso se non erro. Ma sono ottimi, mi trovo benissimo, non perdono peli soprattutto. Questa è la cosa principale, importante, perché tipo questo, vedete qua, perdo un po' di peli. E invece questi qua no, sono ottimi. Questo qua poi è della Prade, non so come si dice, Parde, Farde, insomma, questo qua non perde proprio pelini. Però usiamo per il nostro trucco qui, usiamo questo che è il migliore, perché non posso usare questo, perché questo è per il farde. E questo è per tutti il resto del viso. Okay. Vedete, questi sono i miei trucchi. Sono ottimi. Vi dico pure la marca a sto punto. Rouge-Bézère Paris. Rouge-Bézère Paris. Ha tanto tempo che ce li ho, ma mi trovo bene. Sono ottimi. Guardate, ve li faccio pure vedere. Metto il telefono qua e faccio vedere i miei trucchi. Sono abbastanza usati perché giustamente li ho usati. Li vedo bene. Allora, mettiamo il fard, vabbè, la cipria, quello che sia. Mi hanno insegnato anche un'altra cosa, ho imparato, che quando si mette troppo questo si soffia. Quindi non dico sempre che faccio l'artista di make-up, però mi piace imparare dagli altri e dirlo a voi anche, o no? Ecco, spesso mi truccavano a scuola le mie compagne di scuola, mi truccavano a me e forse da là ho imparato a truccarmi da sola senza bisogno di aiuto. Allora, dopodiché mettiamo, vediamo come sono allo specchio perché mi vedo meglio anch'io. Benissimo, mettiamo un po' di farde che è pure qua. Rosa, a me piace molto il rosa, quindi io me lo metto, poi voi mi dite come viene fuori. Anzi, ve lo faccio vedere poi là, perché mi sto guardando allo specchio, qua c'è il mio specchio. Da questo lato, e mi viene meglio. Io penso che è così. E poi faccio una piccola chicca, mi insegno. Mi imparo, mi insegna la stessa cosa, tanto Palermo. Anche siciliano si dice mi insegno una cosa, no? Si dice così. Allora, io questo solitamente lo fardo, lo metto anche nelle labbra che diventano rosa già con la polvere di farda e poi metti il rossetto ed è meraviglioso perché il rossetto, e vi insegno questo, il rossetto quando metti la polvere in questa cosa di farde, quando metti il rossetto, specie se è quello che non è persistente, rimane perché si impregna il rossetto non persistente con il fardo e rimane più forte e non si toglie. Questa è la cosa fondamentale, principale. Vedete, mi sto mettendo un po' nelle labbra. Se guardate, si vede benissimo che l'ho messo nelle labbra. Aspetta, non so se si vede bene, scusate. Io non vedo niente. Vedete, l'ho messo un po' nelle labbra, il rossetto rosa. Il fardo rosa. Noi abbiamo finito, eh? Non è finita la diretta, eh? Rimanete con me, non è ben andata. Aspettate che se cade il telefono sono nei guai, ecco qua. Allora, dopodiché abbiamo messo fardo, eh? Allora, ombretto, un po' di ombretto mettiamo. Allora, i pennelli sono qua. Ecco
Poi vi insegno anche come si mette l'ombretto, perché qua c'è diversi, vedete, questa che viene a segnare così, quest'altro qua che viene invece a punzellare nell'occhio, e no, questa è la... E poi ci sono altri ombretti che vengono proprio a segnare dove uno vuole mettere l'ombretto precisamente. Quindi io metto un po' di ombretto viola, appunto, non metto altro. Perché mi piace molto il viola, melanzana più che altro questo. Aspettate, mi guardo allo specchio anch'io. Che poi sembra il fucsia, però è più. È questo, guardate, questo qua. Sì, più che altro è fucsia, viola, melanzana, insomma, siamo là come colore. Dovrei tenermi l'occhio, ma siccome sto tenendo il telefono, va bene anche. Vedete come viene fuori. Non mi metto troppo ombretto oggi, ragazzi, perché mi tacca. Disse. Eh già, va bene così. Ora pensiamo alle labbra, alla matita, gli occhi, alle labbra. E basta, e poi abbiamo finito. Un attimo che... Questa è una diretta, quindi chi vuole poi se la vedrà nella sua pagina, a chi ci va, i miei amici sicuramente la vedranno, perché c'ho come amici su Facebook, chi vuole aprire il mio profilo. Allora, quindi questo lo richiudiamo, purtroppo non... Volevo dirne una cosa, ho incontrato un ragazzo alla posta da me, veramente bello, le poste italiane che ci danno a Missil Mary, peccato che non so il suo cognome. Il suo nome l'ho sentito dire là, però il suo cognome non lo so perché se no lo cercherei su Facebook. Non lo so, guarderei le sue foto più che altro perché mi sono veramente cotta, il cuore mi fa così. Non riesco a fermarlo quando penso a lui. Che ci posso fare? E poi l'ho visto 2 o 3 volte al massimo. Guardate, mi piace il mio orologio, ve lo faccio vedere. È bellissimo. È arancione, il colore che piace molto a me è l'arancione. All'interno è arancio, vedete la terra, l'emisfero, e poi ci sono le lancette. È bellissimo, mia mamma l'ha comprato, vi dico il vero, 3,30 € in un negozio, ma è meraviglioso. Guardate, vi faccio vedere anche la collanina, che non si vede più, perché non vi ho fatto la mia collana. E che del resto è anche arancione, vedete. Dico, il colore è arancione, però sono corallini questi. Non è corallo vero, credo. Me l'ha regalato una mia amica anni fa, non credo sia corallo vero. Allora, mi manca da mettere matita negli occhi e rossetto, ok? Quindi qua chiudiamo. E matita negli occhi. E poi praticamente abbiamo quasi finito. La mettiamo all'interno, come vi ho detto, la mia cuginetta Pierina, già mia, 44 anni che ha lei. Mi ha insegnato a metterla così. Aspetta, me la metto e ve la faccio vedere perché là mi viene male il telefono a truccarmi, capite? Ecco, questa è la matita, mi è andato un pelo negli occhi, scusate, lo tolgo. Ok. E questa è un'altra. I rossetti abbiamo terminato. Questo lo metto vicino così lo vedete. Avete tutta la langa, ok. Come vi ho detto, non metto la setta oggi. E questa diretta poi la metto anche su YouTube, così chi mi vuole seguire mi segue anche su YouTube. Ho fatto tutto un colore rosa oggi, cioè gli occhi rosa, matita rosa, vabbè. Il rosa non è il colore che amo tantissimo, io amo molto come colori il rosso.
Come colori di trucco amo il marroncino, il beige, il grigio, il nero negli occhi, però oggi mi è venuto fuori questo, pazienza. Quindi questo è andato così e questo è andato. Allora, l'ultima cosa che volevo mettere era. Lo smalto. Anzi, vi dico una cosa, mi metto un'altra matita verde come i miei occhi. Vediamo se riesce a disegnare, perché a volte non scrive la matita verde. Quindi, aspetta, mi metto così. Metto il telefono qua, intanto lo specchio ce l'ho di fronte a me. Sì, un po' sta scrivendo effettivamente, sapete? Un po' sta scrivendo. E mischiata con il rosa è venuta azzurra la matita. Cioè, praticamente questa matita è mischiata con il rosa è venuta azzurra. Comunque, io ricordo una cosa, io amo tanto questo ragazzo della posta. Mi sono innamorata di questo ragazzo. Spererei tanto che mi chiamasse, perché io ho lasciato il mio numero di telefono nella... scritto, nella... nella cosa che insomma una paga le bollette, l'ho messo là e me ne sono andata. Io ho scritto sono io. Chissà se l'avrò preso e mi chiamerà qualche volta. Io spererei di sì poi. Ah, scusate, è cascato il telefono. Succede che casca il telefono quando è innamorata. A me mi casca tutto dalle mani. Da un po' di tempo in questa parte, veramente. Mi casca tutto dalle mani. Allora, l'ultima cosa che devo fare, abbiamo detto lo smalto, ma lo metto solo da una mano però, raga. Ma lo metto solo da una mano perché è inutile perdere troppo tempo, perché già la diretta è andata oltre e non voglio perdere troppo tempo. E siccome lo smalto per asciugarsi ci vuole un po', quindi metto e punto solo da una mano. Siccome io non sono ambidestra, e non sono mancino, l'ho messa con la destra in sinistra, guardate. Uno. Certo, non l'ho messo meravigliosamente, amici. Non sono con lo smalto non sono bravissima, eh. Con lo smalto no. Con i trucchi sì. Allora, uno, due, tre e quattro, va bene così. Allora, chiudiamo questa diretta. Vi ricordo che il mio canale YouTube è Ellie, scritto E-L-L, vi faccio lo spelling in inglese, I-L-L. J, cioè sarebbe non la Y, la J col puntino sopra, quindi L è scritto così, B minuscolo 1977, questo è il mio canale YouTube, quando volete lo trovate, sotto c'è scritto, è scritto L, lui, io non ricordo la descrizione del sottotitolo, comunque sia, forse è lì. Eli lui, una cosa simile, comunque Eli forse è scritto sotto il sottotitolo. Comunque se voi cercate Eli B, Eli con la J, B minuscola 1977 mi trovate, è l'unica. Penso che non ci siano altre Eli B su YouTube. Ok? 1977. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Guardate, vi faccio vedere la mia maglietta. Guardate, questa è una cosa, io a me piace molto vestire sportivo. E questa è la mia borsetta che tengo sempre appresso della Pucca. Me la tengo sempre appresso. Un bacio e un abbraccio, vi voglio bene.